A questo punto avrei poco da dire perché hanno detto già da tutti, no? Bumbaca il presidente, perciò io ringrazio tutti voi per i presenti, abbiamo lasciato prima molti intervisti, abbiamo detto tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, anzi siamo all'inizio, abbiamo fatto poco, pochissimo ancora, perché per poter fare dire qualcosa dobbiamo cominciare il campionato, tutti dove siamo alle porte, dove dobbiamo partire giusto, perché siamo dichiarati, anzi anche l'anno scorso ci eravamo dichiarati perché dovevamo vincere questo campionato, anzi quest'anno io voglio stare con i piedi per terra, metterci insieme a altre squadre che dobbiamo vincere il campionato, perché parlare di vincere il campionato non è buono e non fa esperienza, e delle volte si resta con la mano in bocca. Noi siamo tre pretendenti a vincere questo campionato, ci teniamo e stiamo rispettando gli avversari, iniziando dalla cucina vicina Gioiosa Marina, che è anche un'altra squadra che sta preparando a vincere il campionato. Per questo noi, io invito tutte la società, grazie al Presidente che il compito che ci ha fatto il bel regalo quest'anno di prendere questi nuovi giocatori che abbiamo presentato, e di stare tutti vicini, gli altri dirigenti, i giocatori stessi, li invito fin da ora a fare il loro dovere, perché quei giocatori che abbiamo preso noi hanno sposato il nostro progetto di essere dei ragazzi seri, preparati, e c'è qualcuno che ha l'esperienza che sarà d'aiuto agli altri più giovani. Io penso che insieme agli altri vecchi che abbiamo detenuto, come Chiaravetti, Enrico sicuramente, e Marulla e qualcos'altro che non voglio in questo momento nominare perché già questi presentano tutti gli altri, faranno il proprio dovere, si dovranno fare i sacrifici dal primo allenamento fino al giorno per giorno, mese per mese, fino all'inizio del campionato. Si faranno così, rispettando tutto lo staff tecnico, rispettando il paese, la città, il comune che ci sponsorizza, il presidentissimo nostro che è una persona molto preparata, anche se chi non è qui presente con noi, non lo sappiamo che ci tiene molto a questa squadra, e facendo tutti i sacrifici che noi gli diciamo dall'inizio del campionato, io penso che questi ragazzi riusciranno nel loro obiettivo, perché solo in questo momento si possono aprire cose importanti, che quella non è una cosa importante, è quella di vincere il campionato. Perciò fin da questo momento io faccio gli auguri e i complimenti a questi ragazzi di fare quello che noi gli proponiamo, e alla fine diciamo quello che abbiamo fatto noi, di ripeterlo sarà sicuramente vincere il campionato. Grazie a tutti. Allora un saluto a tutti i presenti, io sono l'avvocato tedesco, qualcuno mi conosce, qualcuno no, da molti anni che ormai sono parte integrante di questa società calcistica. C'è da aggiungere ben poco a quello che hanno detto i dirigenti e il direttore di Damone. Io voglio soltanto dire che con questi acquisti la squadra è veramente ancora di più competitiva, quindi in grado di lottare, come diceva il direttore di Damone, anche per la vittoria finale del campionato. Io voglio spendere qualche parola anche per i nostri tifosi. Vedo qualche tifoso qui presente, Gianluca, che è uno insomma di quelli che ci stanno sempre vicino. Vorrei dire che di continuare a credere in questa società e di continuare a seguirci, perché la tifoseria io la consiglio veramente importante per una società. Un benvenuto ai nuovi calciatori e un arrivederci a presto per le prossime sedute e per la prossima presentazione che faremo ufficiale poi della società intera con tutti i calciatori. Oggi è riservato soltanto ai nuovi artisti e al settore tecnico, quindi poi faremo la presentazione ufficiale della società, quindi un invito ad essere presenti anche in quella serata che penso concorderemo, penso sia la volta, insomma un giorno. Niente, grazie a tutti, un ringraziamento sempre all'assessore Ascioli che sempre ci segue in qualsiasi occasione, sia attivamente sia anche come amministrazione comunale, perché non dimentichiamo che l'amministrazione comunale ci dà sempre un grosso contributo per poter affrontare il campionato di promozione. Speriamo l'anno prossimo che affronteremo un campionato di serie superiore. Grazie.
offshore. No, caro Prea, perché di essere definitivo, non è andato per me, è stato detto. Però devo fare una piccola critica alla società, piccolissimo critica. Avete sbagliato il giorno della presentazione. Avete scelto il giorno più caldo dell'estate. È una prova tecnica per la partita che oggi. No, io ciò che voglio dire intanto è ringraziare la società, il presidente, il professor Teresco, il direttore sportivo, il direttore Pigamei, Alessandro Panetti, mio carissimo amico, che sempre sono vicini all'amministrazione come noi, siamo sempre vicini alla squadra locale qui della nostra città, che da anni ci rappresenta in tutta la regione Calabria in modo veramente eccellente, anche se negli ultimi anni abbiamo vissuto dei momenti difficili, ma credo che ci sono i presupposti affinché questa piccola delusione la possiamo superare egregiamente. Io faccio il benvenuto ai nuovi giocatori, perché che sono giocatori veramente di alti livelli, dai nomi di quel poco che io mi conosco, a Rossano Là, che quest'anno è diventata parte della nuova dirigenza del Salerno, a Federico Tepperetti, che è stato sempre vicino alla squadra, alla società, agli organi di stampa che sono oggi qui presenti per, appunto, per valorizzare ancora di più quelle che sono le caratteristiche di questa nuova struttura societaria e tecnica. Da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale faccio ancora una volta i complimenti di quello che avete gestito e di quello che andrete poi a portare, diciamo, sul campo di gioco e quindi a trasmettere ai tifosi la gioia, la passione che tutti i cittadini si aspettano di vivere in questo nuovo campionato. Queste non sono parole soltanto mie o dell'amministrazione comunale, ma credo di interpretare pienamente il pensiero di tutta la comunità sidernese. Aggiungere altro sarei fare qualcosa di superfluo, perché ho visto da parte dei dirigenti dire tutto quello che c'era da dire, per cui quello che mi rimane da dire, ma questo poi lo faremo in seguito al campionato, è che ragazzi, soprattutto ai giovani, quelli che sono arrivati quest'anno, al mister Milano, no, perché ormai lo conosciamo da anni, per cui è di casa. Però vi posso dire una cosa, che questa è una piazza molto importante. Siete venuti a giocare un campionato, anche se pur di promozione, in una grande città. Una città come Salerno che onora voi, e voi dovete onorare la maglia che indossate e tutta la città di Salerno. Con questo io vi ringrazio ancora una volta e vi auguro che il Salerno possa raggiungere grandi traguardi e, perché no, farlo magari tutti insieme, partendo proprio da quest'anno. Grazie. Si aprono gli abbonamenti, vendite gli abbonamenti. Allora, oggi è ufficialmente aperta la campagna abbonamenti 2009-2010, quindi speriamo che comunque la città di Salerno risponda come d'altronde è sempre fatto. Possiamo iniziare con il rifresco? Abbiamo fatto un inverno che ci vuole. Ringraziamo tutti per la presenza.